Ciao a tutti, cari tappetalli. Oggi vi faccio un saluto da qui, dal balcone della mia casa. Sapete, devo proprio raccontarvi una cosa. L'altro giorno, mentre camminavo per la foresta blu, ho visto cadere dall'albero del pesce un qualcosa. Allora mi sono avvicinata e ho raccolto da terra questo bigliettino. Sapete cosa c'è scritto dentro? Guardate un po'. Farina, sale e uova. Allora, mi sono chiesta che cosa avrà voluto dirmi l'albero del pesce. Così ho raccontato tutto agli altri maghi. E sapete che cosa mi ha detto la maga Elb? Mi ha detto che l'albero del pesce mi stava proprio suggerendo una nuova ricetta. Lei, nella foresta blu, è stata la prima a fare questa ricetta. Sapete di cosa sto parlando? Sto parlando della pasta fatta in casa. Vogliamo provare a farla insieme? Per fare questa ricetta serviranno soltanto tre ingredienti: 200 g di farina, io ho preso quella 00, poi due uova, quindi un uovo per ogni 100 g di farina e poi semplicemente il sale. Per stendere il nostro panetto una volta fatto l'impasto, io mi aiuterò con un mattarello. Se non avete il mattarello in casa, non vi preoccupate perché potete utilizzare una bottiglia che ha la forma di un cilindro di plastica o di vetro con l'aiuto dei vostri genitori. Come primo passaggio pulite bene il piano di lavoro perché non utilizzeremo scodelle, ma lavoreremo direttamente sul piano di lavoro. Il secondo passaggio è quello di fare una piccola montagnella con la farina. E facciamo un buchino al centro. Dopo mettiamo due uova. Un pizzico di sale. Aiutatevi all'inizio con una forchetta e iniziate a impastare. Adesso pulite bene la forchetta. E poi andate a lavarvi le mani perché continuiamo ad impastare senza l'aiuto della forchetta. Quando la pasta ha più o meno questa consistenza, iniziate a formare un panetto così. Per iniziare a stendere il nostro panetto, infarinate bene il piano di lavoro. Mettete farina anche sopra il mattarello o sopra la bottiglia, così l'impasto non si attaccherà. Adesso potete iniziare a stendere. L'impasto è ben steso. Una volta che è diventato abbastanza sottile come questo, possiamo iniziare a ricavare delle striscioline.
Ecco, con questo procedimento noi ricaviamo delle tagliatelle. Ecco le nostre tagliatelle. Una volta terminato il nostro procedimento, ricordate di infarinare di nuovo le tagliatelle prima di metterle a cuocere in acqua bollente. L'acqua bolle, ricordate di mettere un pizzico di sale e possiamo mettere a cuocere le nostre tagliatelle. Lasciate cuocere per 3-4 minuti. Ecco pronte le nostre tagliatelle, potete condirle come più vi piace, io ho fatto un sugo semplice. L'aspetto sembra buonissimo, adesso vado ad assaggiarle. Spero questa ricetta vi sia piaciuta. Un grande abbraccio da Petalli!